Siamo in compagnia adesso con Giovanna Gregori, una ragazza che fa parte della squadra di nuoto sincronizzato. Ciao Giovanna. Ciao. Grazie per essere uscita dalla vasca proprio per raccontarci un po', ancora sei in tenuta di allenamento. Ti chiedo subito, cosa ti ha spinto a te ad avvicinarti al nuoto sincronizzato? Com'è nata questa passione? Beh, diciamo che ero a casa di mia nonna all'età di 3 anni e stavo guardando, mi sembra, i mondiali e mi sono subito appassionata a questo sport. Ho voluto subito iniziare, solo che ero la più piccola e quindi non me l'hanno permesso. E mi avevano detto di tornare quando avevo 6 anni, sperando che mi dimenticavo, diciamo. Okay. Solo che alla fine io sono venuta qua a 6 anni e ho deciso che volevo fare un nuoto sincronizzato. Ho iniziato all'inizio con delle atlete molto più grandi di me. E mi sono allenata sempre con loro, diciamo che ho visto sempre come la mia squadra, anche se dopo ne ho avute altre. Perché ero molto legata a loro e ho avuto sempre un buonissimo legame. Ok, quindi sono più o meno 9-10 anni che fai, sì, che fai sincronizzato. Hai cominciato subito con sincronizzato? No, ho fatto un paio d'anni prima di nuoto, ma non mi piaceva. Volevo fare solo nuoto sincronizzato, lo dicevo agli allenatori. Infatti litigavo sempre anche da piccola con gli allenatori di nuoto perché volevo fare sincro. Ma loro ti vedevano portata per il nuoto? È per questo che ti volevano, diciamo, convincere a restare sul nuoto oppure? No, per imparare a nuotare più che altro. No. Perché sono arrivata nel sincro dove è là che ho imparato veramente a nuotare, diciamo. Cos'è il sincro in più rispetto al nuoto? È uno sport meno noioso? È uno sport più di squadra, coreografico? Cos'è che ti ha, diciamo, affascinato di più? Il fatto che sei con una squadra, sei molto legata e questa diventa quasi una tua famiglia. E con loro condividi tutto. Infatti se una va male, alla fine ci rimette tutta la squadra, quindi cerchi di metterci tutto l'impegno possibile per tutto il resto. E la musica, la coreografia, penso che sia il momento più bello dell'anno, dove lo inventiamo tutti insieme. E alcune coreografie sono veramente bellissime. Ok, adesso che cosa vi state preparando? Qualche gara, qualche saggio in vista? Abbiamo appena fatto i regionali e adesso andremo il 13 marzo a Civitavecchia per gli italiani. Ok. E dopo forse faremo altri regionali. Quindi vi state preparando adesso una fase più intensa di, sì, esatto, preparazione. Ok, giusto per quanto riguarda quello che dopo voi portate agli eventi, ai saggi, alle gare che partecipate, come si svolge più o meno, a grandi linee, una giornata di allenamento ideale, tipo dall'arrivo all'uscita dalla piscina? Arriviamo in piscina, di solito sempre un po' in anticipo per stare tutte insieme e poi certi giorni andiamo a fare prima palestra e dopo invece andiamo in bordovasca, ci riscaldiamo facendo vasche di nuoto, e facciamo stretching e un po' di potenziamento di solito. E poi proviamo subito con i balletti. Certi giorni squadre, certi giorni se alcune persone fanno singoli o doppi ci si alterna. Ok. Quanto dura più o meno una seduta d'allenamento qua in piscina? Dipende, perché certi giorni rimaniamo anche di più per finire di inventare o fare anche stretching. Quindi io anche il sabato stiamo molto di più per fare ore a secco, in modo tale da farlo bene fuori e saperlo bene in acqua. Quindi possiamo dire 2 ore minime. E al limite da pompa di più. Ok, e quante volte per settimana? Facciamo 4-5 volte a settimana, perché il sabato certe volte non veniamo. Ma questo impegno così, diciamo, importante di ore di allenamento e di piscina, ti hanno mai dovuto far sacrificare qualcos'altro al di fuori dello sport? La scuola, gli amici, no, hobby, interesse? O sei riuscita bene sempre a coniugare tutto? Sempre tutto, a scuola vado abbastanza bene, con gli amici mi riesco comunque a vedere, cerco di ritenere tutte le amicizie e tutto. Le grosse amicizie che tu, diciamo, hai sì, sono soprattutto anche grazie al nuoto, cioè al nuoto sincronizzato. Beh, diciamo che... Oppure tu sei riuscita a dividere i due gruppi? No, io diciamo che sono molto amica del nuoto, proprio nuoto. Uh-huh. E vado molto d'accordo con quelli del sincro, ma non usciamo spesso. Uh-huh. Invece con quelli del nuoto esco quasi ogni sabato. Okay. E poi ho un'altra mia migliore amica che non fa nuoto sincronizzato. Tu prima parlavi di un aspetto molto interessante, quello del fatto che se una nella coreografia, nel sincronizzato, fa male qualche movimento oppure non è in forma magari in una giornata di allenamento, ne rimette tutto il resto della squadra. Sì, diciamo. Come si cerca di risolvere questo problema? Aiutando diciamo la persona in difficoltà? Sì, perché in questo periodo è un periodo più brutto dell'anno dove ci sono varie influenze, ma stiamo tutti male, però cerchiamo comunque di mettercela tutta e di aiutare anche le persone che non riescono
anche per la scuola e per tutto. Ok, parlaci un attimo delle gare, degli eventi a cui tu hai partecipato, a livello regionale ma anche nazionale. Beh, diciamo che ho fatto più che altro regionali e italiani finora, da piccola. Facevamo italiani ma non arrivavamo bene in classifica e portavamo solo squadra. Invece in quest'ultimo periodo abbiamo portato anche regionali, ho portato un singolo e ho portato anche la squadra. Ok, ma per quanto riguarda una coreografia di squadra, come si svolge la gara? Cioè voi scendete, avete da eseguire la vostra performance e poi c'è una giuria a giudicarvi? È sì, così, esatto. Che funziona? Sì, di solito sono dispari i giudici. Cerchi di tenere il contatto visivo con il giudice. Ok, e quanto dura l'esibizione circa, grosso modo? Il tempo di una canzone anche? Ma no, cioè dipende dai balletti, perché la squadra dura a seconda delle categorie. Circa adesso noi stiamo preparando una squadra da 2 minuti e mezzo. Ah. E invece i singoli durano di meno, 1 minuto e qualcosa. Ok. Sì. Quali sono, a tuo avviso, le difficoltà più importanti di questo sport? La concentrazione, la coordinazione con gli altri, sì. Oppure una parte più fisica, proprio il stare in acqua, avere magari le gambe rigide. Diciamo che devi avere abbastanza muscoli, perché se non hai muscoli non riesci a fare vari movimenti di braccio, di gambe. Però devi riuscire anche a tenere il ritmo e a riuscire a guidare tutti gli altri in modo tale da non... per le formazioni, certo. Sì. Okay. Tu segui anche, diciamo, il sincronizzato, ma anche gli altri sport in televisione a livelli, diciamo, nazionali, le Olimpiadi, guardi qualcosa? Sì, oppure... guardo Olimpiadi e poi mi piace guardare il calcio. Il calcio? Sì. Ah, quindi segui anche magari le vicende del calcio locale da Triestina, oppure segui solo a livelli... Vabbè, insomma, la Serie A ha sempre il suo fascino, quindi è giusto che sia così. Benissimo, grazie Giovanna per queste piccole informazioni sulla squadra di sincronizzato. In bocca al lupo per le prossime gare. E, insomma, noi con questo abbiamo finito. Grazie a tutti per averci seguito. Alla prossima puntata del Caffè dello Sportivo. Bye.